Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo quarto episodio della carriera con Guido Male qua su MotoGP 2017, carriera manageriale. Allora, oggi siamo al circuito di Jerez de la Frontera e voglio vedere un attimo una cosa. Allora, classifica campionato, noi siamo in... No, aspettate, classifica piloti, siamo 14esimi, mentre il nostro compagno di squadra è 27esimo. Dai, non sta andando neanche malissimo. Anche se potrebbe fare molto di più. Comunque, voglio un attimo andare sulla gestione sul garage. Ok, qua voglio un attimo migliorare la nostra moto, però le prestazioni 18.000 per il motore aumenta di del 3%. Aumenta di poco niente alla fine. Comunque, dato che abbiamo questo qua ci aumenta dell'1% la maneggevolezza e questo qua del 3% i freni. Dato che ho potenziato il motore, direi di potenziare leggermente i freni. O no? Ma no, dai, intanto alla fine non cambia nulla. Ok, dai, ho potenziato non le sospensioni, le altre cose che adesso non ricordo bene cos'è che è. Sviluppo rimanente. Ecco, non mi ricordo neanche più cos'è che ho potenziato. Non erano le sospensioni, era il telaio, ecco. Adesso sono uscito, ok. Comunque, vi farò magari un sondaggio. Ok, siamo a Reds. Qui possiamo vedere tutti i nostri risultati. Non male, non male. Abbiamo fatto praticamente 25esimi, 30, scusate, 20esimi, 33esimi, ottavi. E ora Reds. Allora, prossimo weekend dobbiamo andare. E difficile. Ok, difficoltà difficile. Qualifica e gara, lunghezza 6, danni leggeri, consumo gomme no, penalità sì, vabbè, lasciamo pesante, chi se ne frega. Giochiamo ancora difficoltà difficile, perché non vorrei che andasse troppo male, perché già così non è che siamo molto performanti con questa moto, però fa nulla. Tra l'altro ho scoperto che andando a destra e a sinistra si può vedere le curve destra e sinistra. Siamo in Spagna, quindi in Andalusia. Ah, ok, giù in basso. Ok. Non lo sapevo. Vabbè, dai, siamo pronti per partire, direi. Devo fare qualifiche ancora, sì. Quindi mi faccio un paio di giri di qualifiche. Sarà un po' un problema con questa moto perché è poco potenziata. Però speriamo di andare un pochettino bene. Noi ci vediamo dopo, finito le qualifiche. Comunque devo dire che l'ho impostata abbastanza bene come curva. Dai, andiamo. Brutta, brutta, veramente. Se qua sono due curve da fare più o meno ai 150 all'ora. Non di più perché altrimenti vi schiantate. Rispetto a prima siamo 2 secondi più veloci, secondo me. 53,8, faremo un 52. Molto più veloci. Dai, andiamo a vedere, direi che siamo a posto perché abbiamo fatto dei settori molto veloci. A parte, ecco il terzo. No, il terzo, sì. Allora, continua. Vediamo un po' come siamo messi. No, andiamo avanti il tempo. Tutti sopra l'1. Ah, ok, 1,51,7. Siamo settimi. Se scendo ancora, ottavi. Ok, direi che mi faccio un altro giretto per imparare meglio. Mi faccio un bel assetto e poi ci vediamo in gara a sto punto. Siamo pronti per partire. Direi non perderci in chiacchiere perché la gara sarà lunga. Sono 6 lunghi giri, più o meno 12 minuti di gara. Per il nostro Guido. E si parte. Con il nostro piccolo Peugeot. È ancora tanto da migliorare, ma anche se lo miglioriamo non va tanto avanti, Peccato. Bella, bella curva, cavoli. Abbiamo mantenuto la nostra posizione. Anche ora, sì, dai. Posizione l'abbiamo mantenuta. Vediamo di dare un po' a fastidire quei due lì davanti che lottano sì per il po', cioè per la prima posizione, ma più che altro anche per il campionato. Qui bisogna stringere di più, ma il nostro Guido lui tende sempre ad andare bello largo.
Ecco, questa qui era la brutta situazione che non volevo accadesse. Ecco, poi ci sorpassano lì. Tenuta ancora la posizione, non si sa come, ma tenuta la posizione sui due. Uno spagnolo, l'altro non mi ricordo, non ho capito se è Fenati o Danilo. Ora scopriamo, è Fenati. Ok, ci è passato praticamente il mondo intero. Dobbiamo imparare a proteggere un po' le traiettorie adesso, eh. A questo punto di campionato. È un po' tardi. È già la terza gara. No, la quarta gara di campionato. Bella questa, usciti bene. Su Martine vabbè, Fenati era un po' illegale. Tanto le scie non gliele prendevamo, quindi è meglio uscire davanti. Ecco, non tagliamo pista. Ok, dai. Siamo ancora qua. Siamo ancora qua. Voglio vedere un po' il distacco dopo, eh. Su quelli dietro, perché ok, non c'è più distacco. Siamo a più zero. Cioè, sono a più zero loro. Qui ci sorpasseranno malamente. Abbiamo perso troppo contatto da quelli davanti. Qua vedete c'è tutto un gruppone bello compatto. Lunghi. Perso soltanto una posizione alla fine. Perché anche loro sono andati allo stesso tempo lunghi. Ci ha sorpassati soltanto Minio. Ok. Da una curva che si stava promettendo malissimo. Ok, qui dobbiamo imparare a proteggere. Ce la siamo anche cavata. Dobbiamo proteggere di più, cavoli. L'ho appena detto prima. Ma noi recuperiamo qua, se ci va bene. All'esterno, su Fenati all'esterno. Cioè, Fenati è una grandissima persona che protegge bene. Cioè, sorpassa di esterno, ma stavolta l'abbiamo fregato. E qui all'interno. Dai, dai. Peccato che ci è sfuggito Bule. Minio, scusate. Peccato che sta venendo su tutti. Ok, bella, abbiamo. Sì, abbiamo chiuso la porta a Fenati. Bella anche come ho fatto questa curva qua, un po' piano. È venuto su anche Antonelli. Piano va bene, bello questo incrocio, bello questo incrocio di traiettorie. Adesso qua dobbiamo spingere, ma noi non abbiamo mai davanti nessuno. Mentre Migno è partito via, chi l'ha visto l'ha visto. Oggi sorpasserà ancora qualcuno, no. Dai, due italiani che schiacciano a sandwich Martin. Guido, ah cavoli, brutta. E Bulega. E no, qui abbiamo dovuto lasciare un po' il gas perché eravamo praticamente usciti di pista. E dove vuoi passare, Vettel? Se vuoi ti faccio l'abbonamento Telepass e passi dove vuoi, tutte autostrade italiane e forse anche non. Dai, che qui si guadagna parecchio. Ci buttiamo dentro su Meffi. Ci sorpasserà nuovamente. Me lo aspettavo. Però siamo qui almeno, dai. Qui davanti. Se, vabbè, davanti, siamo settimi. No.
Brutto, brutto largo. Cioè, va indietro. Cavoli. Devo frenare un pochettino prima ora. Va indietro Antonelli. E ora abbiamo Vettel che l'ha sorpassato sul rettilineo. Bastianini e Bulega, tipo. E anche Fenati. No. Compagno di squadra di Fenati, ovvero Danilo. Qua devo prendere le scie. Vedete che non riesco proprio. Ok, brutto, ma siamo ancora in pista. Cioè, sono cose da non fare, principalmente, però. Cioè, non è che sto lì a aspettarli. Noi andiamo poi, se arrivano ok, basta non buttarli fuori pista, nel senso non farli cadere. Dai di Gian Antonio, ci dai una mano? Ok, tanto qui facciamo un po' di sorpassi noi. Perché loro qui frenano troppo. Siamo ottavi, come scorso Gran Premio ora. E si parte per il penultimo giro. Maledetto di Gian Antonio, eh. Qui non si deve mettere la terza. Guardate che sorpasso ha fatto Bulega. Ok, dai, siamo ancora in pista. Siamo decimi. Il mio obiettivo è praticamente la top 10. Per il momento, eh. Poi dopo se viene qualcosa di meglio, ok. Altrimenti va bene, mi accontento. Antonelli, ecco, non si era più rivisto. Rieccolo lì che sta venendo su. No, non buttiamo fuori nessuno, ok. Soltanto appoggiati. Soltanto, eh. Penso che nella Moto 3 o in qualsiasi tipo di sport di moto appoggiarsi vuol dire anche farsi abbastanza male. Cioè, dipende poi dall'appoggiarsi. Però, quant'era in frenata. Dobbiamo chiudere gli spazi e no. Ah, Vettel qui non passa. Devo trovare una via di mezzo tra la prima e la seconda per far quella curva. Ecco, lunghi 65 millesimi, ma chi se ne frega, cioè. Basta non me la dia qua. E si parte per l'ultimo giro, siamo noni. Andar bene ottavi. Posso arrivare. Però sarà difficile. Poi se ci troviamo davanti Vettel che ci intralcia. Davanti però non sembra stiano andando tantissimo. Quindi magari qualche possibilità ce l'abbiamo ancora. Qui dovrei riuscire ad arrivargli bello attaccato. Sì, buono, buono, buono. Senza mettere la seconda, sta curva è tanta roba. Mi ha staccato un po' Vettel, ma ci prende, sicuro. Sicuro come non so cosa. Dai. Bulega lì, Bulega lì. Dai Guido, dai Guido. Fai vedere chi il pilota che c'è in te. Adesso qua c'è un piccolo punto critico. Chiudiamo abbastanza bene, ma forse perché sono troppo staccati. Ottava posizione è difficile.
Dobbiamo lottare per la nona a sto punto. Non uscendo di pista. Ok, dai, giù veloce, giù veloce. Di Gian Antonio dovrebbe essere dietro e in teoria dovremmo chiudere in nona posizione. Ebbene sì, nostro Guido nono. Dietro a Bulega, stavolta dovevamo. Cioè, non è che dovevamo lasciare passare Bulega, perché si è andati male. 1.49.8. Beh, 1.49.2, come diavolo hanno 1.49.1 Minio. E secondo me è quel giro in cui è partito via. Però veramente tanta roba è Minio, eh. Fate conto che in qualifica, adesso riguardatevi i tempi, mi pare 1.51 e 2 il miglior tempo. Io ho 1.51 e 4. Qui abbiamo migliorato di un decimo, cioè di un secondo e mezzo, ed in gara. La scia ne avevamo praticamente pochissimo. Vediamo invece il nostro compagno. Vediamo la peggio con un giapponese. Ultimo, ok. Peccato perché non ci dà tanti soldi, Peccato. Comunque ragazzi, in questo Gran Premio Minio is come back. Veramente il suo talento sta ritornando. Alla fine abbiamo perso più di un secondo a giro, dai primi. Veramente tanto, tanto, tanto. Andiamo avanti, vediamo un po'. Campionato, siamo tredicesimi, siamo migliorati, dai, 15 punti. È sempre più difficile raggiungere Mir, che cosa aveva fatto? Primo Mir o Canet? Mi sa Mir. Sì, Mir, ovviamente. Comunque, tre spagnoli e tre italiani di seguito. Fenati, Bulega e Minio dov'è? Ah, è nono. Ok. Però guardate quanti italiani ci sono lì. Mentre il nostro collega, 27esimo. Vabbè, sono tutti a meno 88, quindi con 0 punti. Dobbiamo farlo migliorare. Andiamo avanti. Peugeot, 15 punti, dai. La KTM non la prenderemo mai. Mentre Honda, 100 punti. Un po' sconsolato però Toretto. Sì, Toretto. Il nostro pilota Guido. Però dai, non è andata malissimo. Allora, qui. Obiettivo 25esimo, dai, 13esimi, non male, siamo aumentati anche lui. Ha finito a moto 3, siamo a 100, lui è ancora 80. Ma più o meno c'è certe cose più portato di noi. Crediti, dai, 5.000 crediti, non male. Non male, dai, uscite, in che senso? Vediamo un po', vedi, spese dalle uscite più che non ci dice. Nessun costo di riparazione, per fortuna, piloti 4.000. Ok, continuiamo e vediamo un po' cosa c'è da fare ora. Cioè, possiamo prenderci più che altro la Sutter, le Moto2 rispetto a questa. Mentre MotoGP, no, li costa troppo. Però veramente costa tanto le Moto3 ora. Vediamo qua, abbiamo tempo di sviluppo rimanente 3 settimane. Ok, andiamo, giorno di... No, scusate. Prossimo weekend. Ok, abbiamo. Io direi di andare spot televisivo perché ci dà crediti. Allenamento per esercizi e coordinazione. 100 di esperienza, programma allenamento, sessione aggiuntiva. Non mi interessa. Aspettate. Curve... No. Bonus immediato, esperienza e probabilità in curva di tutti i tuoi piloti. No, non mi interessa. Direi di fare uno spot televisivo per lo sponsor, così ci danno i crediti. Proprio servono soldi qua, ragazzi. E prossima gara si va a Le Mans. Quindi, sapete, ma registro magari anche subito, dai. 2 settimane per il nostro telaio, ecco, c'è anche l'immagine. Per il nostro telaio 2 settimane, quindi prossimo weekend, no, scusate, calendario, volevo vedere, c'è Le Mans, attività e poi c'è il Mugello, ah, tanta roba, tanto per curiosità, no, vabbè, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ecco, adesso non so se oggi avete visto anche un video di farming, comunque se caso questo video qua uscirà la sera. Pensavo tipo intorno alle 7 di sera, ovvero le 19. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti Doretti e al prossimo video.